Buonasera, siamo con Pietro Paolella, presidente della HR Volley. Buonasera Pietro. Buonasera a tutti voi, grazie per essere qui e per darmi questa opportunità. Grazie a te Pietro. Come si svolgerà la serata? Allora, diciamo che questa è una serata che è nata perché era 2-3 anni che la frazione, causa Covid, questo maledetto Covid, non si faceva più. Allora la Proloco ha pensato di organizzare questa serata e di omaggiarci per la nostra promozione in A1, essendo che la società è di Villa Potenza, è di Macerata, ma è di Villa Potenza, nata qui, quindi per noi è un grande orgoglio che da una frazione di 3500 anime siamo partiti dalla seconda divisione e siamo arrivati in A1, quindi per noi è grande emozione. Assolutamente sì, quindi speriamo di divertirci tutti questa sera. Ma sì, poi sarà una serata all'insegna del divertimento e del buon gusto, quindi è una serata spensierata, abbiamo alcune ragazze che ci hanno dato la possibilità, ma il periodo è quello che è, quindi è giusto che loro si godano il lavoro grande che ha fatto, però ecco, noi faremo in modo un po' di musica, un po' di attrazioni e poi l'importante è stare un pochettino insieme. Assolutamente sì, goderci finalmente uno spettacolo in presenza, no? Assolutamente, anche se qui bisogna stare sempre, mai abbassare la guardia, però ecco, ci voleva, cioè dobbiamo ritornare alla normalità e stasera probabilmente sarà una di quelle serate che ci riporta indietro di qualche anno di spensieratezza e poi soprattutto viva l'Elvia Recina. Allora siamo qui con Paolo Renna, assessore alla sicurezza alla polizia locale. E ciao Paolo, buonasera. Buonasera Francesca. Sì, siamo alla festa di Villa Potenza, una festa voluta fortemente dalla nostra amministrazione, perché noi pensiamo che una comunità è unita quando festeggia insieme e quando ha anche un momento, almeno una volta l'anno, per stare insieme e confrontarsi. Assolutamente sì, quindi ci auguriamo che sia una bella serata per tutti, no? Ma su questo non ho dubbi, perché la comunità di Villa Potenza è una comunità fantastica. Tra l'altro questa sera noi festeggiamo anche l'approdo in Serie A1 delle nostre ragazze della pallavolo, perché tanti non se ne rendono conto, si è realizzato un sogno che qui veniva osannato da tanti anni, ci sono passate tante persone che credevano in questo e finalmente è stato raggiunto. Noi siamo, passami il termine, il Chievo come il Chievo nel calcio, una piccola frazione che ha raggiunto il massimo livello e per noi è un orgoglio veramente veramente grandissimo, per la città di Macerata in primis, ma soprattutto per la frazione di Villa Potenza. Quindi allora complimenti a voi le ragazze, speriamo che insomma l'organizzazione a quanto pare farà sicuramente un'ottima serata. Guarda, l'organizzazione è il punto forte di Villa Potenza, questa è una frazione che ha tutto e la cosa bella è che è una comunità che si aiuta in tutto, quindi non ho dubbi che questa sera sarà veramente una bella serata. Eccoci qua, siamo qui con Francesca, una delle ragazze della pallavolo. Ciao Francesca, buona serata. Ciao a tutti. Come va Francesca, sei emozionata? Sì, tornare qua sicuramente è sempre una bella emozione e dato che insomma hanno organizzato questo evento abbiamo partecipato con molto interesse. Senti, ma ho saputo che insomma avete una bella squadra e siete arrivati lontano quest'anno, eh? Sì, quest'anno devo dire che è stato un anno pieno di emozioni e si è concluso diciamo con la ciliegina sulla torta che tutti speravano all'inizio e quindi niente, non si può dire altro, cioè siamo tutte molto felici, molto contente e oggi siamo qua insomma per festeggiare quello che è stato. Quindi io non posso fare altro che augurarvi un futuro ancora più raggiante ragazzi, quindi complimenti e buona serata anche a voi. Eccoci qui, siamo qui con Alessia Fiesoli, altra rappresentante della squadra di pallavolo. Ciao Alessia, buonasera. Ciao a tutti. Allora, com'è andata quest'anno? Ho saputo che è stato un anno radioso. Beh, è stato un anno pazzesco, siamo partiti un po' in sordina e poi vabbè, è finita come tutti sanno, abbiamo raggiunto questo traguardo incredibile e non poteva esserci finale migliore. Quindi c'è stato anche un bel gruppo, una bella squadra tra voi è nata? Sì, la squadra è stata incredibile, è stata la nostra forza, si è creato subito un gruppo affiatato ed è stato proprio questo che ci ha spinto a questo risultato. Assolutamente sì, e poi questo è quello che conta anche nello sport, no? Scegliere le amicizie, avere un bel gruppo, è questo che vi ha aiutato anche ad andare lontano insomma. Sì,
non è facile creare un bel gruppo, soprattutto tra donne che ci sono delle dinamiche particolari, però insomma è andata bene e siamo proprio contente per questo. Quindi io anche da donna vi faccio i miei complimenti per tutto. Cosa vi aspettate da questa serata? Divertimento, dai, siamo curiosi di vedere come andrà avanti e vediamo. Beh, ho visto nella scaletta tantissime cose, quindi ci sarà sicuramente per tutti i gusti. Io vi auguro una buona serata a tutti quanti, anche a voi ragazze, e per il prossimo anno auguri per un nuovo anno meraviglioso. Grazie, grazie, ciao a tutti. Eccoci qua con Giorgia, nuovo acquisto della GBF Balducci. Ciao Giorgia, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Quindi per il prossimo anno ci sarai tu in campo? Sì, faccio parte della squadra, sono molto contenta di appunto rappresentare e far parte di questa squadra per il prossimo anno e niente, siamo carichi per iniziare. Assolutamente sì. Inizia tra un mesetto. Quindi inizieranno gli allenamenti da qui a breve? Il 24 agosto inizia la preparazione. Quindi siete pronte ragazze? Sì, siamo, penso, cioè tutte cariche per iniziare questa nuova avventura. Anche perché tu vieni da Porto Recanati, vero? Sì, io sono vicina quest'anno, sono a mezz'oretta, 20 minuti, quindi mi sento a casa. Assolutamente, sicuramente ti sentirai a casa con una squadra così, mi raccomando, dai tutta te stessa, come sono sicura che farai. Certo, certo. Ti faccio il mio in bocca al lupo, ti ringrazio. Viva il lupo e buona serata a tutti. Buona serata a voi. Allora, siamo qui con coach Luca Paniconi e abbiamo vissuto una stagione piena di emozioni. Cosa ci puoi dire su questa stagione che abbiamo passato tutti insieme? Ma è stata una stagione bellissima, piena di momenti da ricordare sicuramente, un'escalation di emozioni, e credo che sia servita molto a cementare un gruppo davvero eccezionale. Abbiamo avuto la fortuna di condividere questa esperienza con delle ragazze straordinarie e il risultato è il frutto di tutto quello che loro hanno messo, che voi avete messo in campo. Quindi davvero la stagione perfetta, forse anche perché inaspettata, ma ancora più bella. Invece sull'anno che verrà ci puoi dire qualche pensiero, qualche sensazione? L'anno che verrà sarà un anno sicuramente estremamente impegnativo, ma questo non ci spaventa, anzi sicuramente è una motivazione importante per tutti noi. Credo che se tutti insieme riusciremo a trasformare le difficoltà che incontreremo cammin facendo in occasioni e in grandi stimoli, potremmo comunque fare qualcosa di importante. Ecco, sarà fondamentale che ci sia la piena condivisione e la consapevolezza che andiamo ad affrontare un campionato straordinario come la 1, il campionato più importante, più bello del mondo, e già questo credo che crei quella spinta in più che può aiutarci, deve aiutarci, e quindi consapevoli delle difficoltà ma con la grande voglia di superarle.